Compie 8 anni di vita l'Amstel Ladies, per 5 volte vinta dalle atlete di casa e mai da una italiana. Da Maastricht a Falkenburg sono 128 km con 19 asperità, qui le chiamano Berg. Dopo tratta iniziale in linea di una settantina di chilometri, si passa dal traguardo per poi inanellare tre giri da 18 km. È un circuito animato da tre ostacoli, ultimo il mitico Kauberg, in tutto viene scalato 4 volte, dalla cui cima al traguardo mancheranno alla fine 3 km scarsi. 139 le atlete in gara, sono 13 le azzurre, la corsa si movimenta sul decimo dei 19 ostacoli, il durissimo Keutenberg. Il primo forcing di Annemiek van Vleuten, una delle grandi favorite quest'oggi, anche quest'oggi si porta dietro Föllering e Niebiadoma, vengono però raggiunte ai piedi del Kauberg, dove si presenta un drappello di 7, Van Vleuten, Föllering, Niebiadoma, Van Dijk, Henderson, Black e Lippert, ma sono ancora azioni poco significative. Intanto la caduta che coinvolge, tra le altre, con la maglia bianca, la campionessa nazionale di Cuba, Arlenis Sierra, della Movistar. Le 7 davanti, a cui si aggrega i 50 dal traguardo, la spagnola Santisteban della Bike Exchange, uscita dal gruppo. Il gruppo è però a poca distanza dalle fuggitive, che vengono raggiunte ai piedi del Kauberg. Si riparte dunque da capo, la corsa è ancora tutta lì, deve ancora realmente entrare nel vivo. Il gruppo di testa si è già molto assottigliato e nel gruppo delle forti resiste ancora, tra le altre, anche la campionessa del mondo Elisa Balsamo. Sul Gaule Hemmelberg, ultimi 35 km, l'allungo deciso da parte dell'olandese Polena Rooijakkers della Canyon SRAM. Escono dal plotone l'australiana Spratt e di nuovo lei, Arlenis Sierra, la cubana che dunque ha recuperato dalla caduta. Si forma il terzetto di testa, Rooijakkers, Spratt e Sierra, alle loro spalle un plotoncino portato via da un nuovo forcing di Annemiek van Vleuten. Esce da questo plotone la spagnola Mavi Garcia, che transita a una decina di secondi dal terzetto di testa, poi il plotoncino di van Vleuten, dove c'è anche la nostra Marta Cavalli, poco più dietro il gruppo con la Balsamo e con tutte le altre. Ai 9 dalla conclusione vengono raggiunte Rooijakkers, Sierra e Spratt, ma la bagarre deve ancora iniziare. Ci prova negli ultimi 7 km la francese Guillemin della FTG, ma resta all'aria giusto un paio di chilometri. Ai piedi dell'ultimo Kauberg sono ancora una cinquantina le atlete che formano il gruppo di testa. Si arriva alla celebre curva secca verso sinistra, dove poi comincia l'arrampicata di oltre un chilometro. Forcing a tutta a questo punto da parte di Annemiek van Vleuten, che aveva fatto le prove generali già in più occasioni, non soltanto nei precedenti passaggi sul Kauberg. Restano alla fine in 8 con lei Mühlmann, Lippert, Niewiadoma, Garcia, Föllering, ma soprattutto c'è tra queste anche Marta Cavalli, che si mette in ultima posizione, per un po' quasi non la calcolano, e poi sferra una botta micidiale ai 1700 metri dalla linea bianca d'arrivo. Marta Cavalli, 24 anni da poco compiuti, un talento, un bel passato anche nel ciclismo su pista, e soprattutto Marta Cavalli è la prima italiana ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'Amstel Gold Race, con una splendida azione da finisher di poco meno di 2 km. Sul traguardo anche tutta l'amarezza di Demi Föllering, che vince la volata per il secondo posto e ripete la piazza d'onore di un anno fa. È incredula a gara appena finita Marta Cavalli, che ha prodotto un numero d'alta scuola, anche difficile da realizzare, come quando nel calcio segni in rovesciata. Sul podio con lei Föllering e Lippert per la Germania, nella top 10 altre due bandiere italiane. Chiude la top 10 la Bertizzolo, all'ottavo posto Elisa Balsamo, un bel risultato per la campionessa del mondo che mantiene il primato nella
classifica generale dello World Tour. È una stagione sin qui marchiata a fuoco dalle gesta, dalle prodezze delle ragazze dell'Ital Bici. Nella classifica dello World Tour ci sono, come avete visto, altre bandiere italiane. E a questo punto cambia la dimensione ciclistica di Marta Cavalli. Vince poco ma vince bene, sole 3 vittorie in carriera, ma oltre alla perla di quest'oggi c'era già la maglia tricolore conquistata, peraltro con un'azione da finisher proprio uguale a quella del Kauberg.